E buonasera, buonasera, buonasera amici di Centrocampo. Io dico sempre in diretta da Palermo su Tele One, Video One, Antenna 1, Italica TV per quanto riguarda gli Stati Uniti, Teleoccidente. Siamo ovunque, come dico sempre. Questa oggi siamo più contenti, siamo un po' dispiaciuti perché manca qualcuno. Purtroppo questo tempo fa stare male qualcuno, la nostra Deborah manca, eccetera, eccetera. Però la nostra parte telematica non manca, non manca. Noi non possiamo permetterci, esatto, di ammalarci. Non manca, infatti sono rimasta come sola. Come non manca? Pure Tony sta male. Esatto, sono tutti, se ne sono andati, Simonetti. Non c'è, Tony mi ha abbandonato in realtà, perché è vecchio, parliamoci chiaro, ha la sua età e quindi comincia ad avere gli acciacchi, le cose, questo tempo tropicale, non ci è abituato e quindi ha bisogno di stare comodo. Ah, ecco, perché pure lui ha i doloretti, tipo sì, me. No, beh, tu te li porti perfetto bene, lui. Prego, prego, Tony. In realtà sono qui, la parola giusta è doloretto, formato da dolo e retto, perché a forza di stare nello sgabellone mi erano venute le piaghe laddove non batte il sole e quindi mi hanno dato, eccoci, si fatemi riposare, quindi c'è il dolo retto. Dovrebbe almeno fare un stasera, po' di pilates, diciamo, ecco, sto più a riposo. Ho il mio cellulare per il collegamento, ecco, su Facebook lo stesso, scrivete i vostri messaggi, domande, perplessità e risponderemo. Devo fare i soliti saluti, saluto la mia amica Bella Topolona, no, la trovate bene, su Facebook, roba incredibile veramente, eh. E poi dei condomini di via Grisanti e via Bergonzoli che stasera, insomma, ci seguono sempre, come dire, molto affettuosi. Ah, adesso non ci seguono più singoli, tutto il condominio. Sì, tutto condominio. Bellissima, ma questa dice, cosa ci è fai bella. Saluti. Ah, quindi schermo. Dobbiamo salutare il condominio di... Sì, sì, tutti i condomini, i singoli. Insomma, dice, la seguiamo sempre, tipo maniaci, diciamo, certo, senz'altro. Senti, questo condominio da quanti abitanti è? Così almeno ma ci sono due enormi palazzi, quindi ah, un palazzoni. Sacco di persone, veramente, ah, a ecco. Cominciare dal portiere a tutta, tutta la ciurma, veramente, ah. E quindi li saluto affettuosamente. Poi che dirvi, diciamo, sono stato in giro, ho fatto un po' di acquisti, non bravo. Sapevo, ho scoperto... Ma ancora Natale deve venire, però. Sì, no, ho girato, per esempio, sono stato al fruttivendolo, non sapevo, ora c'è questa nuova frutta, il cachimela, non lo sapevo, c'è il cachimela che costa caro addirittura, attenzione a non dirlo al contrario perché è una parolaccia che non si può dire, e mi sono informato, mi scusi, ma il cachimela quanto costa? Dice, guardi, perché lei mi è rimasto ultimo, glielo do 12 euro, mi scusi, ma lo sa lei con questa cifra dove solo può mettere il suo cachimela? Dice, no, prima c'è una zucchina di 18 euro, una melincena di 32 euro, quindi insomma. E poi, vabbè, mi sono anche informato, perché lo sapete, ci sono alcuni fruttivendoli, sono tipo gioiellieri, ecco, oltre questo, dico, là scherzano pure quelli tutti delicati, e c'era una signora con un cane, e c'era il cane che leccava la frutta, e il suo fruttivendolo dice, signora, dice, le faccio osservare, dice, con il suo cane, dice, mi sta leccando tutta la frutta, dice, fufi, levati il gioco, dice, che la frutta non è lavata e ti viene l'infezione, ecco. Quindi bisogna stare attenti. Poi mi sono informato, per esempio, ecco, ho trovato le ultime pesche, si trovano le ultime pesche, mi scusi, le pesche a quanto sono? Dice, a 5 euro al chilo. Mi scusi, e li cacchi? Dice, dopo lo iuena. Ah, certo, il tempo della digestione. Ah, ecco, ecco, caro Tony. Senti, però, no, puoi continuare. Che poi sì, no, poi ne ho approfittato, sono andato in un supermercato, dovevo comprare un po' di caffè, ne ho approfittato, ho scritto tutte le marche del caffè ed è nato un piccolo... E Calembur in gergo si dice, con le marche del caffè, ecco, così a casa diciamo, ecco, si riconoscono alcune casalinghe in questi acquisti. Lo sao o non lo sao cos'è successo? Mauro si lavazza sotto la doccia per essere splendid, perché ha un appuntamento con Illy, che è Vergnano. Illy è sposata con Paulista, un bel morettino che ha i capelli corti tipo Monachello. E ha due figli, Kimbo e Valentino. Ah, Mauro ed Illy sono iti all'Espresso Bar e poi all'Hotel Torrisi. Mauro, vedendo che Illy nell'occasione indossa una bellissima tonaca di Monaco, si eccita. Vorrebbe fare con lei hug, hug, se lei dovesse dire zi, zi. Altrimenti pazienza, sei caffetto. Ma no, sei incredibile. E niente, vabbè, scriveteci. Perfetto. Cindy, allora ricordiamo i contatti, perché lui ha fatto l'avvento, che è sì, seduto, esatto, comodamente, quindi gli viene meglio. L'avvento è la parola giusta, perché avevo un condizionatore messo al lato sinistro e ho un ventilatore dal
parte base, quindi vabbè, l'avvento, c'è un vento da questo lato. Vedi, la redazione non fa soffrire non gli ospiti, quindi di questo non possiamo lamentarci. Cindy. Esatto, ricordiamo che potete contattarci tramite la nostra pagina Facebook di Centrocampo e potete così condividere con noi i vostri commenti, le vostre domande e i vostri saluti. Tanto ci pensa poi Tony a salutarvi, certo, eventualmente. Lui, ormai è diventato il salutatore di... Il salutatore, lo fermano per strada, è il condominio, quindi... Ma poi incontra tutti lui. Sì, ma... Antonio Tito, benvenuto a Centrocampo! Buonasera, buonasera a tutti. Sei un po' più rilassato, Antonio? Io in genere sono sempre rilassato, no, sei sempre, agitarsi perché non lavori tanto, quindi dico adesso è finito, c'entra. Tutto, dico, a livello politico sei un pochino, un tantino più rilassato. Che cosa è finito, scusa? Dico a livello politico, ora votazioni, dobbiamo cominciare, vabbè, perché finora politica non ce n'è stata, però ora dico, vediamo se riusciamo a fare la politica. Sei stato in campagna, ecco. Sono in campagna. Sei in campagna, vai. Ci sono delle cose che stanno arrivando, può darsi che mi venga colto da un raptus di follia, non lo so. Ah sì, vedremo. Ah, allora poi ci racconterai quale sarà la follia. Cerco di intuire, forse capire qualcosa in anteprima, ma poi ne parliamo. Bene, adesso invece presentiamo i nostri ospiti di Centrocampo. Immediatamente presentiamo Rosario Carraffa, che è il direttore di Tutto Palermo Net. Benvenuto a Centrocampo. Grazie a voi, buonasera a tutti. Un amico ritorna, Maurizio Renda, Unità Operativa Medicina Clinica Orestana. Dottore. Grazie Maurizio. Grazie. E poi abbiamo Marcello Scuderi, che è il redattore di Tutto Palermo Net. Grazie. Benvenuti grazie a Centrocampo. Grazie. Poi parliamo di questo giornale online. Io so che sono cliccatissimi questi giornali online. Sì, quanti clic fate al giorno? Sapete bene o male? Al giorno sì, tantissimo, intorno ai 20.000, comunque sì, una cifra abbastanza alta. Dopo, ovviamente, nell'era di internet tutta l'informazione, no, ormai passa tramite il web, quindi giustamente il tifoso, quando ha il tempo di collegarsi, cerca appunto un posto, un sito in cui può trovare le notizie della squadra del cuore, e qui appunto entriamo quindi in gioco. Quindi voi lo aggiornate sempre? Sì, sì, giornalmente. Sì, quindi sì. Quanti siete in redazione di Tutto Palermo? In redazione siamo già un bel numero, a parte il direttore, poi ci siamo ovviamente i redattori, che siamo comunque intorno ai 3-4 persone, e dopo ci sono anche tutti i collaboratori, che sono un bel po' di persone, quindi solitamente siamo un bel numero di gente appassionata ovviamente di calcio e del Palermo, che vogliamo tenere informati sempre, ecco, tutti, ecco, di cose. Ecco, sia nel bene che nel male. Sia nel bene che nel male sempre. Perfetto, Cindy. Adesso invece tocca a te. E adesso la sigla. Perfetto, eccoci, eccoci qua. Allora, finalmente Palermo-Sampdoria 2-0. Eravamo, devo dire, molto, ma molto preoccupati, perché io mi sentivo la B qua. Non voglio essere cattiva, però purtroppo il Palermo, quello che ha dimostrato in queste ultime giornate, è stato soltanto questo. Cambio di allenatore, eccetera, eccetera. Zamparini con le sue dichiarazioni che fa scoraggiare sempre più i tifosi, e noi addetti ai lavori, che non si capisce quello che debba fare, se deve rimanere, se deve vendere o meno. Però siccome ho due esperti, io, perché loro giornalmente stanno in contatto col Palermo, infatti immediatamente io... Prima mandiamo il servizio e poi voglio parlare con il direttore di Tutto Palermo Net e dirmi effettivamente quello che sta per succedere. Intanto, sempre da Stadio News, ringraziamo ogni lunedì per i loro servizi, e vediamo adesso quale sarà il servizio che manderà. Il Palermo torna al successo e si toglie dalle zone calde della classifica. Una prestazione soddisfacente quella dei rosanero, che da ieri hanno un nuovo idolo, Paulo Dybala. La Hoja fa stropicciare gli occhi ai circa 14.000 spettatori presenti al Barbera, con due gol e tante altre giocate di alta scuola. Gasperini ha di che essere soddisfatto. La difesa non subisce gol e complessivamente non regala tanto ad una Sampdoria piuttosto disastrata, complici le tante assenze del reparto offensivo. Ilicic è ritrovato, viene sostituito e il pubblico lo applaude a scena aperta. E poi c'è Barreto, che non sarà un regista, ma ha tanta voglia di sudare per questa maglia. Donati fa il capitano nella giornata in cui Fabrizio Miccoli assiste trepidante da bordo campo. La strada intrapresa è quella giusta, la reazione dopo la sconfitta contro la Roma c'è stata, e ora la trasferta di Bologna servirà soltanto a testare quanto di buono fatto ieri, per affossare una diretta concorrente e volare in zone di classifica sempre più tranquille.
Perfetto, è un po' un racconto di quello che è successo. Intanto la doppietta del 18enne argentino, devo dire, per la seconda giornata, eccetera, eccetera, ha dato un po' d'aria alla nostra squadra, perché le preoccupazioni, devo dire, che erano tante. Rosario Carraffa, che cosa è successo in queste ultime giornate? Beh, possiamo anche dire... da voi in redazione, che davate le notizie... Sì, in... noi diamo notizie sempre ovviamente veloci, vengono aggiornate costantemente. Sì, questo Palermo, possiamo dire, quando è arrivato... il tecnico Gasperini ha un gioco che prima sicuramente e sinceramente non aveva. Infatti un po' noi, anche noi, eravamo un po' preoccupati. Ora con l'arrivo di Gasperini si vede un gioco, si vede soprattutto una squadra che segue il proprio tecnico, cosa che fa ben sperare. Non erano arrivate prima le vittorie, ma molto spesso erano causa di errori magari dei singoli, perché sotto porta si sbagliava davvero tanto, quindi mancava questo qualcosa in più per riuscire a mettere la palla in rete. È successo ora contro la Sampdoria, ma anche la gara, ricordiamo quelle precedenti con le altre squadre, anche la stessa col Torino, chi si ricorda quella partita, anche la stessa col Milan, si poteva guadagnare sicuramente qualche punto in più rispetto a quello che si è conquistato. Secondo me il Palermo in classifica gli mancano un 6 punti, perché i calcoli che abbiamo fatto anche noi in redazione. Non è sicuramente la squadra vista nei primi anni di Serie A, dove stupiva un po' tutti e dove faceva paura anche alle grandi. Adesso subisce al contrario. Ora subisce una reazione contraria. Sicuramente sì. Anche i tifosi infatti sono scoraggiati, e si vede allo stadio. Nell'ultima partita erano poco più di 12.000, quindi davvero pochi rispetto agli anni passati. Col Milan 13.000, mentre noi ricordiamo tutti che col Milan si vedeva lo stadio pieno. Vedremo cosa succederà ora con nelle prossime partite, dopo questa vittoria che ovviamente darà morale. Spero che il tecnico ora riuscirà a dare fiducia soprattutto a questo giovane talento argentino Paulo Dybala, che secondo me è un giocatore che già in Serie A può esprimersi ad alti livelli. Come seconda partita ha dato delle dimostrazioni. Già ha dato bene. Ricordiamo che però, da titolare, diciamo, giocare quasi tutta una partita è la prima che fa realmente, perché poi ha fatto solo spezzoni di gara. Quindi staremo a vedere cosa succederà. Ci sarà il ritorno di Miccoli, vedremo cosa sceglierà ovviamente il tecnico Gasperini per la prossima gara. Perfetto, grazie. Mentre invece avvocato Tito, questa sera singolo da opinionista, quindi le opinioni le dovrà dare tutte l'avvocato insieme per quanto riguarda questa partita, e diciamo che un po' la classifica... sempre di responsabilità. Hai visto? Allora perché ti ho qua? Per niente. Per darmi dei pesi. Questo impegno. E allora diciamo che la classifica, pur non essendo eccellente, però fa meno paura. Adesso diciamo ha dato una boccata d'aria, poi non allarmiamoci più di tanto, perché diciamo ancora che siamo un campionato molto mediocre dove basta un successo per scalare, non certamente le vette, diciamo, assolutamente no, quello no, qualche scalino in più, qualche gradino in più. Ieri a me la partita è piaciuta, ho visto un buon Palermo contrariamente alle altre volte, perché ho visto dei giocatori che comunque in campo hanno dato l'anima. Nel primo tempo non mi pare abbiano raccolto molto, poi in effetti la squadra avversaria è un po' scomparsa nella ripresa, loro hanno preso un po' di coraggio, hanno cominciato a correre un po' di più e abbiamo visto questo splendido comportamento in campo di questo giovane Dybala, che è stato un centravanti, cioè un centravanti che il Palermo non ha avuto in tutte le partite precedenti. È uno che sa scattare al momento giusto, che comunque tira in porta, ha sbagliato diversi tiri, però li ha fatti. Io non vedevo tirare in porta il Palermo dall'anno scorso, dal campionato scorso, perché era stato assolutamente inesistente. Mi pare che ci sia stata una squadra che comunque ha secondato questo gioco. Basta citare per tutti, insomma, il nostro portiere che ha fatto un assist straordinario, perché ha capito evidentemente che questo giovane è veloce, è abile con la palla, sa dribblare, sa anche assumersi la sua responsabilità di attaccante tirando in porta, cosa che, ripeto, gli altri hanno fatto sempre molto raramente. Ora non vorrei che dopo questa partita si pensasse di essere già in primavera, perché una rondine non fa primavera. Le perplessità che io ho sempre espresso nel corso di questo campionato per me permangono tali e quali, anche perché non percepisco da parte del presidente della società un segnale che possa in qualche modo farmi ricredere rispetto alle analisi che ho fatto. Sì. Quando vanno in campo i giovani
soprattutto dei giovani che hanno naturalmente un talento tecnico che o si ha o non si ha, insomma, certo, non si inventa ovviamente. Questi, ed era la prima partita di Dybala, questi sono spronati a dare il meglio di sé perché l'entusiasmo, la voglia di farsi notare, eccetera, aiutano molto in questo campo, in questo senso. Non vorrei che dopo la bella partita che ha fatto questo giovane Dybala ieri diventasse il campionissimo. Aspettiamo un poco, non carichiamo le responsabilità. Tu dici che già poi danno tutta questa... Teniamo un tono molto basso, apprezziamolo per quello che ci ha fatto vedere e che è in grado di fare, ma non facciamo montare la testa a lui e soprattutto non facciamolo scoprire a Zamparini, perché sennò questo se lo vende l'indomani. Se lo vende immediatamente, infatti. Quindi stiamo molto attenti. È una bella novità di questa squadra. Giocava per la prima volta l'intera partita. Vediamo come andrà con Miccoli quando Miccoli sarà in campo, ma io sono convinto che potrà solo migliorare se mantiene questi livelli, attenzione. È normale. Perché Miccoli gli assist li sa fare bene, quindi avere una spalla con queste potenzialità può solo aiutare tutta la squadra a conseguire un qualche risultato, perché se non si segna non si vino, è che mancano i 6 punti al Palermo, non manca niente. Palermo manca l'attenzione in campo e non l'ha avuta in passato e ha preso dei gol all'ultimo minuto, perdendo partite all'ultimo minuto. Sì, in maniera stupida. Manca chi tira in porta, perché non c'era chi tirava in porta. Esatto. Quindi, diciamo, c'è stato questo elemento nuovo, vedremo con il Bologna come si comporterà cosa la succederà? Squadra in trasferta. Certo, noi ci auguriamo tutti che il domani possa fare essere punti, più roseo del nero che è nero, stato del passato. Come avevamo detto la scorsa puntata, grazie avvocato. E allora Maurizio Renda, come dice l'avvocato Tito, la paura che poi effettivamente questi campioncini, questo diciottenne argentino che già ha dato molto al Palermo, che poi i giornalisti, i media e cose varie lo fanno diventare veramente un campione. Perché per ora parlano tutti di lui, quindi a prescindere noi parlano di lui. Ha cominciato a dare molto al Palermo, voglio sperare. Sì. E teniamo conto che in effetti questa è la sua vera prima partita. E se ripercorriamo un po' la storia del Palermo negli anni passati, io guardando le partite non solo del Palermo, ma delle altre squadre anche in Champions, di squadre non italiane, e vedendo che noi abbiamo prodotto, cioè Zamparini ha prodotto giocatori che oggi giocano in Champions, che sono anche diventati campioni del mondo con la nostra nazionale nel 2006, e sicuramente devo dare atto a patron Zamparini che il talent scout, il ruolo del talent scout l'ha sempre saputo esprimere al meglio. Si perde poi probabilmente nella creazione di un progetto definitivo per questa squadra e per questa città. Ultimamente forse è venuto fuori un aspetto non proprio convincente di questo progetto, però oggi rispetto all'anno scorso e agli anni passati abbiamo un vantaggio. Cioè? Zamparini parla meno, anzi non parla. E quindi questo dobbiamo preoccuparci quando parla meno o no, secondo te? No, dobbiamo preoccuparci, no, perché comunque sia il, ecco, ritornando a Dybala, il campione in embrione viene montato o smontato dai media, quindi da loro, dai giornali, da chi soprattutto poi recepisce questi media, giusto? Allora, se Zamparini lo rende immediatamente campione ad un solo fine, che è quello di sviluppare poi potere economico per la vendita a gennaio, come magari non del 2013 ma del 2014, è logico che quello non è più un giocatore dell'allenatore della squadra, diventa un giocatore di Zamparini che è un conto in banca. E certo, a quel punto l'aspetto sportivo e della capacità sportiva del giocatore probabilmente diventa più individualista, e così come è successo con Pastore, che onestamente è un gran campione, ma non appena Zamparini ha cominciato a comunicare vale 30 milioni, vale 40 milioni, vale 50 milioni, Delio Rossi non l'ha controllato più Pastore.
e alla fine faceva da solo, sì, faceva da solo. Sì, e vero, quindi vero. Diventava il giocatore individualista che non avvantaggiava sicuramente il gioco di squadra. Il compito più arduo, ma più entusiasmante sicuramente in questo momento ce l'avrà Gasperini, perché Gasperini tra l'altro è un allenatore di grandi capacità e soprattutto di grande capacità, forza psicologica. Lui, io prevedo e vedo bene che lui riuscirà a trattenere bene, a tenere bene lo spogliatoio, facendo ruotare tutta la squadra intorno a questi comunque campioni, perché ricordiamoci che Miccoli è un gran campione. Se fosse stato nella Juventus o nel Milan avrebbe probabilmente avuto altra storia e altre fortune, ma è un gran campione. Non sottovalutiamo il talento di Donati, che ieri ha sviluppato un gioco di regia, secondo me, di altissimo livello. Vero è che giocavamo contro la Sampdoria, che in questo momento è una squadra deboluccia, però devo dire che anche contro il Milan, soprattutto nei primi 60 minuti, il Palermo ha sviluppato un gioco di tutto rispetto e di tutto livello. E quindi io dico, ho letto la classifica, ora sorride, la classifica ancora non sorride, però, perché siamo a novembre, siamo tutto sommato in una fase iniziale del campionato, è molto stretta la classifica nella parte di destra, e quindi può succedere di tutto. Certamente bisognerà fare punti e bisognerà avere una mentalità vincente in ogni partita, forza, ogni volta che si scende in campo. E vedremo cosa succederà, però sono abbastanza fiducioso. Perfetto, grazie Maurizio. Allora, grazie. Marcello Scuderi. Allora, qua nascono poi altre preoccupazioni, sentendo parlare gli ospiti, che facciamo? Aggiustiamo una cosa e poi ne sfasciamo un'altra? Dice, dobbiamo stare attenti a non far accorgere a Zamparini di questo campioncino, diciamo così, diciottenne, che possa fare, come dice il dottore, crearsi un conto in banca. Stiamo attenti però. Oddio, certo, quando si parla di Palermo e si tratta di Zamparini, sempre un po' attenti dobbiamo stare, perché comunque la politica societaria è sempre stata quella. È sempre stata quella, la stessa politica che fa anche il presidente Pozzo a Udine con l'Udinese. La politica di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi però rimpiazzarli. Sì. Cosa che magari è venuta meno in questi ultimi anni, è vero, magari il giocatore se ne andava, però non c'era un rimpiazzo poi realmente sul mercato. Quindi è ovvio che se adesso cominciamo a esaltare Dybala, ovviamente l'opportunità che vada via, non penso a gennaio, però tra uno o due anni. Però Maurizio stava dicendo... Sì, posso fare questo ragionamento, però lascia Guidolin lavorare. Ah, questo sì. È da tre anni Guidolin è l'allenatore. Questo senza dubbio. Il progetto intorno all'allenatore. Certo, questo senso di cui parlavo semplicemente di una politica di giocatori, no? Proprio una politica di mercato. È una politica di mercato che possono fare alcune squadre che magari giustamente non hanno gli introiti delle big, del top del campionato, quindi devono comunque cercare di fare cassa in qualche modo, magari vendendo il gioiello della squadra, però per comprarne altri. Quindi questa qua è la cosa fondamentale, il rimpiazzo. Quella che magari non c'è stato. Anche, pensavo pure a quello che diceva poc'anzi, no, lui, ovvero è vero che abbiamo vinto, però attenzione, perché sì, secondo me il vero test sarà Bologna, perché abbiamo vinto contro una Sampdoria che veniva da 6 sconfitte consecutive. Il gioco è stato bellissimo, il Palermo non ha mai avuto una crisi di gioco, secondo me, a parte con la Roma, però è stata una partita particolare. Però crisi di gioco reale secondo me non c'è mai stata, perché comunque il gioco l'abbiamo sempre espresso, non abbiamo mai però purtroppo finalizzato, perché manca poi alla fine quello che fa gol. Adesso abbiamo avuto la fortuna che Dybala ne ha fatti due. Cioè manca proprio quello. Esatto, abbiamo avuto la fortuna, Dybala ne ha fatti due, adesso speriamo che nelle prossime partite prendano un po' di coraggio anche gli altri, perché se non fai gol puoi fare tutto il gioco del mondo. Però dovrebbe sbloccarsi la squadra così facendo, dovrebbe, io uso il condizionale, perché poi non lo so, succedono tante di quelle cose. Direttore. Dobbiamo vedere poi cosa studierà ovviamente Gasperini, perché in conferenza stampa, dove ovviamente noi eravamo presenti ieri, lui ha detto che anche se ci sono stati questi due gol di Dybala, il modulo non cambierà. Quindi ora dobbiamo vedere che cosa farà con Dybala, perché ricordiamoci che molto probabilmente col Bologna rientrerà Fabrizio Miccoli, e quindi sarà lui la vera punta. Lui gioca solo con una punta di ruolo, l'abbiamo visto in queste partite, quindi ha giocato quasi sempre con Miccoli. E poi mette solitamente o Brienza e Ilicic, ci ha usato anche Giorgi, quindi non so se
già domenica vedremo Dybala, come abbiamo detto magari poco fa, come si è sentito, e Miccoli, se vedremo Miccoli e quindi Dybala di nuovo a sedersi in panchina. Quindi questi lo staremo a vedere soprattutto nei prossimi giorni, vedremo gli allenamenti che riprenderanno domani, quindi da domani riusciremo a capire qualche cosa di più preciso. Perfetto, grazie. Tony Carbone. E allora già leggiamo qualche messaggio che mi è arrivato sul cellulare. Ecco, ecco Nino da Palermo, per esempio, per Rosario: vado a caccia e sono tifoso del Palermo. Sono contento che Dybala ha messo in moto quello che uso io, la doppietta. Poi Vittorio per Rosario e Marcello dice: prima il vostro sito rispecchiava la realtà del Palermo, cioè tutto Palermo punto niente. Dice, ora abbiamo migliorato un poco. E poi ecco Silvana da Bagheria. Dunque, ecco, signor Rosario, per Rosario Carraffa, dice: signor Rosario, con questo trend il Palermo Carraffa, la salvezza. E poi parlava l'avvocato Tito, perché lo cito sempre ogni settimana, di questo raptus di follia, un fatto vero accaduto tanti anni fa a Palermo, una coppia fidanzata da 30 anni, mi comincia a preoccupare, fidanzata da 30 anni, si marita, finalmente c'era lui Rosolino si chiamava, e già insomma pregustava il momento intimo per stare con la sua Rosalia, perché durante il fidanzamento c'erano i suoi nipoti, i cognati, quindi non l'aveva mai sfiorata con un dito. Finalmente partono, viaggio di nozze in automobile, mentre sono alla periferia del paese, a lui, a Rosolino, ci arriva la telefonata della madre, dice: presto Rosolino, corri subito a casa con papà, ci viene un infarto. Dice: minchia, non è giusto ora. E allora lui guarda la sua neosposa, dice: amore, dobbiamo fare marcia indietro perché a mio padre ci viene un infarto. Però viene colto lui da un raptus, ecco, come diceva l'avvocato Tito, dice: Rosalia, insomma, pianta friene, dice: Rosalia, devi essere qua mia subito. Dice: ma Rosolino, paesi mi conoscono tutti. Dice: non ti preoccupare, noi ce ne mettiamo sotto la macchina. Quindi immaginatevi questa coppia di sposini, lui smoking e lei in abito da sposa, tipo Cutuliet sotto la macchina. A un certo punto, mentre sono sul più bello, lui sfregato in terra vede un pantalone nero con Tito, la fascia rossa, sbigottito. Con la fascia rossa, l'avvocato Tito guarda sbigottito, con la fascia rossa lui subito riconosce che era l'appuntato dei carabinieri del paese. Dice: alta, atti osceni in luogo pubblico. Dice: mamma, vastasi, che state facendo? Risponde lo sposo sfregato in terra, dice: alta, appuntato. Dice: in primis, questa è la mia legittima sposa e posso fare quello che voglio. Dice: in secundis, siamo al riparo sotto la macchina, quindi atti osceni non ce ne sono. Risponde l'appuntato, dice: sente, in primis, insomma, si sganciò freno a mano, la macchina scende con essere dall'apietto, in secundis, vi levate qua a passare la percezione. E quindi insomma fu uno scandalo. Racconto solo fatti veri. Oddio mio. Va bene, allora adesso mandiamo la pubblicità e rientriamo tra un attimo. Eccoci pronti, ricominciamo. E allora adesso i ragazzi della redazione giornalistica mi hanno preparato l'intervista che hanno fatto oggi a Michele Cucuzza, perché siamo già pronti per iniziare questa nuova trasmissione e vorrei mandarlo in onda, perché a prescindere che non ho sentito cosa ha detto e sono molto curiosa. Sentiamolo. Buonasera Michele Cucuzza, che ci presenterà adesso una nuova trasmissione che sarà prodotta dallo stesso Michele Cucuzza, da Giusy Randazzo e da Giuseppe Speciale. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Michele Cucuzza, uno dei nomi più affermati e più noti del giornalismo italiano, ha deciso di tuffarsi in questa nuova avventura in una produzione televisiva, una trasmissione dal titolo Vucciria. E innanzitutto le chiedo subito come mai ha deciso di tuffarsi, insomma, in questa nuova esperienza. È bella l'idea del tuffarsi, perché spero anche di riemergere. No, a parte gli scherzi. È un'idea di una collega brava che è anche un'amica, come Giusy Randazzo, e io sono stato ospite dei suoi programmi qualche volta, più di una volta, e mi ha detto: perché non provi a darmi una mano in qualcosa che facciamo qua? E io ho detto: volentieri, e proviamo. E così in nome della nostra reciproca amicizia
proviamo a fare questo talk che vorrebbe essere un po' diverso dagli altri, nel senso che vogliamo parlare con tutti, dai personaggi della politica. Questo momento è estremamente importante sia a livello della Sicilia, di Palermo, ma naturalmente anche a livello nazionale, epoca di primarie, eccetera, ma anche con tutti gli altri personaggi che non fanno parte del mondo politico, personaggi dello spettacolo, personaggi della nostra cultura, imprenditori, economisti, giornalisti, eccetera, eccetera. Non lo vogliamo fare in maniera canonica, ecco, quindi non legata al ruolo, cercando di parlare con loro di tutta l'esperienza personale, quindi anche delle vicende che hanno vissuto quando hanno cominciato, le difficoltà che hanno provato, i cambiamenti che hanno seguito nel loro percorso, pentimenti eventuali, proponimenti, e poi naturalmente anche qualche accenno, quando loro lo riterranno di fare, anche le loro vicende personali, familiari e così via. Quindi avere un po' dei ritrattini, come dire, un po' su tutto, non solo sull'aspetto pubblico, ma anche sull'aspetto che uno meno conosce, magari di un personaggio che vede tante volte in televisione. Benissimo, sembra molto interessante, ma un'altra curiosità, come mai il titolo Vucciria? Ma perché vanno di moda i mercati, no? Allora i mercati palermitani. I mercati palermitani, bravo. Allora abbiamo pensato, dico, vabbè, in fondo adesso sarà, non ha forse l'affluenza di una volta, però Ucciria è un grandissimo storico mercato, non a caso Guttuso gli ha dedicato una delle sue opere più importanti, che noi riprodurremo naturalmente, no? Certo. Quindi abbiamo detto, è un modo per identificare una trasmissione che è palermitana più che che più non si può, ma che contemporaneamente, appunto, come giusto che sia, e come usa nei talk show che partono da Palermo e poi si rivolge, insomma, un po' a tutto quanto l'intero paese, e poi se capiterà anche a vicende internazionali, perché no? Io ringrazio molto Giusy Randazzo, la sua produzione, la sua televisione, e speriamo che piaccia anche agli ascoltatori. È una cosa fatta in nome della nostra amicizia, della nostra stima reciproca. Io ci metterò il massimo dell'impegno. Ne siamo sicuri. Grazie. Buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Buon lavoro altrettanto e grazie dell'ospitalità. Perfetto. Grazie al nostro amico Michele. Un applauso. Grazie. Si sta preparando pure lui psicologicamente a questa nuova trasmissione, vedremo. È una trasmissione, come diceva lui, fuori dai canoni, nel senso che non ha proprio il taglio giornalistico, ma soltanto ci divertiremo insieme invitando il personaggio, e il personaggio si racconta dall'inizio della sua carriera ad oggi. Quindi faremo questo percorso di vita in mezz'ora di tempo che abbiamo a disposizione. Seguiteci appena inizieremo. Cindy, adesso a te. Passiamo, gli ospiti sono tutti tuoi. Esatto, la parte telematica. Sì. Grande fermento soprattutto tra i nostri tifosi per questa vittoria. Vedo che arrivano tante email. Tante email. Sì. Allora, la prima domanda, anche se c'è Tony Carbone che mi allontana, l'avvocato Tito. Sì. È sempre in mezzo. All'avvocato. Proprio non stasera che ti vedevo tranquilla, serena, libera, perché non c'era questo falco che incombeva su di te come tutte le altre trasmissioni. Gli dà fastidio. Allora. C'è Vucciria, troppa Vucciria. È un buon sponsor Tony Carbone, sì. Comunque. Allora, Massimiliano Mangiapane dice, il miglior giocatore è Miccoli. Lo saluto, lo conosco. Ah, okay. Se è quello che conosco io, non lo conosco. So. Il miglior giocatore è contatto su Facebook, credo. Allora, lo ringrazierai e lo saluterai. Il miglior giocatore è Miccoli, è quello che ieri ha fatto due colpette alla Sampdoria. Ora, la mia domanda è, non è che c'è adesso un'esaltazione eccessiva e si vola un po' troppo in alto rispetto a quelle che sono le realtà? Ma l'ho detto prima, una rondine non fa primavera. Esatto. C'è un miglioramento, si è visto, bisogna vedere se questo miglioramento ha una sua continuità. Se questa continuità non c'è, abbiamo avuto un'altra illusione.
avremmo avuto un'altra delusione. Speriamo. Beh, intanto che ci sia stato il mito del mezzogiorno, perché l'anno scorso a mezzogiorno perdevamo sempre, quest'anno magari una l'abbiamo pure vinta, quindi sì, sì, devono ribaltare per favore, veramente. Quello era un orario micidiale. Con la sì, negatività sì. Siamo riusciti a sfatare un mito. Infatti, cambia orario. Esatto. Allora, invece per Rosario Carraffa, Roberto Bonanno chiede: come mai l'allenatore in un momento come questo non fa entrare Franco Causio? Franco Causio non è ovviamente un giocatore del Palermo, sarà sicuramente una battuta perché è un ex giocatore del Palermo e della Juventus ovviamente. Quindi vorrebbe. Quindi vorrebbe questo giocatore sicuramente. Sì, infatti poi attraccata questa cosa. Secondo me voleva prenderti in castagna. Ci ha provato. Ci ha provato. Mentre per Marcello Scudero, una domanda un po' strana, da Giovanni Toschi: è vero che Pastore verrà di nuovo al Palermo? Allora, è una voce di mercato da prendere molto con le pinze, perché ovviamente è una di quelle voci che circolano leggende a novembre. Metropolitana. Allora, non è proprio impossibile da un punto di vista così, no? Se uno proprio vuole pensare a un suo ritorno, perché lì in Francia non piace quasi a nessuno. Soprattutto dal punto di vista proprio dei tifosi, perché gioca ovviamente, Ancelotti lo fa giocare, però gioca molto, molto poco. I francesi hanno un occhio diverso. Anche perché noi comunque ovviamente, cioè loro l'hanno pagato 43 milioni, quindi giustamente loro non gli danno l'opportunità di sbagliare qualche partita, perché è un calciatore che loro hanno pagato. Quindi da questo punto di vista, così, è un rumors di mercato, però dobbiamo pensare che lui dovrebbe togliersi 3 milioni dall'ingaggio per venire qua 6 mesi, è una cosa quasi impossibile, quindi dice, non se li toglie questi soldi. Non dalla penso tasca, assolutamente. Poi non penso che il Paris Saint Germain voglia darlo in prestito comunque. Ma perché comunque è anche impegnato in Champions. Quindi comunque è una voce così da prendere un po' con le pinze, è uno di quei rumors di mercato. È vero che tutto ciò che riguarda il mercato inizia così, con delle voci, però questo è veramente molto difficile. Nulla è impossibile, però molto difficile. Certo, sarebbe. Io sono dell'opinione che le cose vanno chiamate con nome e cognome. Questa non è una voce. Cioè, chi sta in una fessaria? Sì, scusami se ti ho rubato il tempo. Volevo rumors, l'abbiamo chiamato. Non l'ho voluto dire in latino perché non c'è Simonetti. No, ma qualcosa in latino l'ho detta già prima. Il nostro, e io mi sono permesso di rubare un suo termine. Allora, sì, andiamo avanti. Io chattavo con i nostri amici telespettatori. E il vizio non lo vedo. Vedo, ce ne sono parecchi. Allora, oggi sono particolarmente ironici. Sarà l'influenza di Tony, non lo so se è per questo. Salvatore Orlando, infatti, che saluta tutti, saluta te, in particolar modo l'avvocato Tito. Ricambiamo. Chiede per Maurizio Renda: visto che a gennaio Rios sarà riospedito in Sud America, secondo lei chi potrebbe prendere a Palermo il suo posto? C'è chi va, c'è chi viene. Questo bisognerebbe chiederlo a Gasperini, chi potrebbe prenderlo. Comunque, intanto è da vedere se Rios obiettivamente tornerà al... Sarà rispedito al mittente, non è detto. Vediamo come andranno le prossime partite, tenendo in considerazione che noi ora andiamo ad affrontare, abbiamo un calendario piuttosto pesantuccio. Vero. Vedremo. Dice, non vuole sbilanciarsi prima, perché dice parlare prima, poi magari lasciamo fare agli altri, il calendario, dai, lasciamo fare agli altri, sì. Il mercato di gennaio si apre in genere, si apre ora, ma di fatto si apre nella realtà dopo certo, Natale. Però tutte queste voci un po' portano fuori strada pure i tifosi. Ma dipende le voci di mercato chi le mette in giro. Dipende le voci di mercato chi le mette in giro. Certo, in questo momento sono i giornalisti, chi è che li mette in giro? Scusa. Ovviamente sono comunque notizie sempre da prendere un po' così alla leggera, però a volte destabilizzano l'ambiente, perché giustamente per questo, dopo il tifoso a gennaio si aspetta che vada via Rio, se arrivi Pastore, poi non succede, è ovvio che non quindi è così. Succedono ovviamente perché le rivoluzioni. Gente, vedi che ci credono poi veramente. Certo, ci siamo abituati però a non crederci più. Sì, adesso sì. Ormai quante siamo voci tosti, di mercato abbiamo sentito in 10 anni? Sì, quello sì. Vabbè, se per questo ancora si crede alle promesse che vengono fatte in certi periodi particolari, c'è chi ci crede, c'è chi si lascia ancora abbindolare. La gente sempre si aggrappa a qualcosa, deve credere a qualcosa, lo so, Antonio, lo so. Sì, allora, poi ovviamente, un po' la cultura. Essendo Tony seduto là, non poteva
non riceve la mia domanda. No, prima prendo la parte di Tony e faccio pure io dei saluti. Ah. Salutiamo Domenico La Rosa, sua moglie Massimiliana, la figlia e Pia che ci seguono sempre affettuosamente. È tutto il condominio? Il condominio di via? Di via che sono vicino a casa tua. Ah, vicino a casa. Ah, gli amici miei sono, io pensavo Mimmo, amici, siccome no. Di solito sono amici di Tony, a me, gli no, amici miei difficilmente. Questi sono amici miei, tuoi. Ah, io li saluto, è Mimmo, il mio angelo custode, è Mimmo, quindi lo diciamo chi è. Bene. Allora, Tony, da Tony Bassi, allora, è una domanda. Che conosco. Però non ho capito esattamente cosa vuol dire, quindi visto che comunque tu sei un po' la crasi di Simonetti tuttologo, e Tito sì. In questo il momento. Tuttologo, eh. Allora. Che hanno vinto solo una battaglia e non la guerra, hanno giocato con chi? Dalle prossime partite si vedrà se il Palermo si è svegliato. Aspettiamo, aspettiamo. Penso che sì. Ma non è una battuta, l'ho scritto così. Devo dire, insomma, che il Palermo per ora, insomma, funziona a fasi alterne, perché devo dire, ieri ha vinto, l'altra volta, insomma, non si è comportato tanto bene. E speriamo che a gennaio arrivi, insomma, qualche rinforzo per migliorare l'assetto tecnico di questa squadra che non ha magari dei grossi, insomma, margini di miglioramento per ora. Possiamo tentare di recuperare qualche punto. Non si aspettava punto. Una domanda a lui sportiva, certo. Perché di solito Tony si occupa di altro. In genere io racconto minchiate, diciamo così. quindi devo dire, speriamo che il Palermo prenda dei punti con delle squadre, insomma, più mediocri, tipo con la Sampdoria che veniva da tante sconfitte. E a gennaio si deve sicuramente rinforzare, speriamo che mister Zamparini metta mano al portafoglio e speriamo bene, almeno per la salvezza. Per avere il nostro Palermo ancora in Serie A. Ma guarda che bravo quando è serio, il nostro Tony Carbone, non lo riconosco però quando è così. Non sembra, ma posso fare anche il serio. Ma forse è la poltrona che ti dà questo La poltrona effetto. Sì, perché ci sono i virus di Simonetti e tutti i medicinali. No, diciamo. Quella è la mia. Ah, quella sono, allora è una vedi poltrona quella, legale, è una poltrona legale. Vedi questa. Che lì ci sono i poteri di Tito, che esatto. Quale Simonetti è dall'altra parte. La poltrona. Poi mi spiegherai perché mi metti sempre vicino quelli lunghi. Cioè, il cast è formato da lunghi, io non lo so. E i più piccoli siamo noi, io. Mi sento, tu diciamo. Sei uguale no, a me. Tu sei perfetta. Ma per quando me. Mai? Io mettere... sono piccoletta pure io. Stavi dicendo, Tony, no, ti ho interrotto. Una poltrona penale, diciamo, del diritto penale, quindi mi sento più erudito, diciamo, non capo vocabolario. Hai visto, hai visto? Che bravo. E allora, adesso abbiamo il secondo servizio di Stadio News e sentiamo allenatore, eccetera, eccetera, non so chi c'è. Finalmente abbiamo vinto, si è vinto, ma ci voleva, insomma. In caso avevamo fatto... La vittoria col Chievo, i due pareggi col Torino e il Milan che ci stavano molto stretti. Devo dire, abbiamo giocato molto in trasferta, poco in casa. Oggi ci voleva questa partita, ci voleva la prestazione e anche i tre punti. Sono venute tutte e due. Quando la palla non voleva entrare nel primo tempo, ha temuto il peggio? No, vedi la squadra che gioca, vedi la squadra che crea opportunità, che è una squadra che fa bene, che cresce sotto tutti gli aspetti, a parte la partita di Roma, veramente è una squadra che è sempre cresciuta, oggi anche con più continuità, magari altre volte con sprazzi invece oggi, e quindi hai fiducia, è chiaro che poi tutto va tradotto con il gol e ci può essere sempre l'episodio negativo, ma quando giochi così sei molto più tranquillo. Senti, fa bene al Palermo due gol di Dybala? Anche al morale, naturalmente. Fa bene a tutti, assolutamente sì. Ma questo è un ragazzo che oggi l'hanno visto, si è presentato al pubblico. Devo dire, l'aveva già fatto 4-5 domeniche fa col Torino. Sì. E non era andata così bene, però noi lo vediamo sempre in allenamento e quindi bisogna solamente far decantare un po' le cose e ripartire. Lei l'ha detto dopo Roma, chi non suda la maglia non mi fa tra virgolette simpatia, oggi la maglia l'hanno sudata. Sì, ma noi possiamo ancora, questo è un gruppo sano che io ho visto anche in settimana, ha reagito bene. La partita di Roma è arrivata alla fine in tre partite dove tutte le squadre, a parte forse l'Inter, hanno patito veramente una gara, chi prima, chi dopo, non è mai facile. Noi l'abbiamo patita a Roma anche contro una squadra di valore, però prima c'era stata sempre una crescita e questa settimana oggi ho notato reazioni
Poi dopo anch'io, per me queste partite sono anche importanti, perché comunque è fondamentale conoscere anche i giocatori sotto aspetto della reazione, mandare in campo, soprattutto nei cambi, chi si sente di dare qualche cosa di importante. Questo sono tutte valutazioni che faccio di volta in volta. Mister, vedrà Torino Bologna? Non ho capito. Vedrà Torino Bologna? No, non riesco a vederlo perché c'è un aereo che parte adesso. Quindi se coesistenza tra Dybala e Miccoli potrebbe esserci? La squadra non lo prevede, quindi non cominciamo a creare di queste cose. La squadra prevede di giocare con un terminale, c'è equilibrio, però può essere molto importante avere un'alternativa importante. Io ce l'ho già in Budan, che mi dispiace, che meriterebbe anche più spazio. Non lo so, io guardo la squadra e dopo tutto il resto. Perfetto, certo, bel risultato per il morale. Allora, nel frattempo arrivavano altre... No, sì. Siamo in attesa della scrittura. Ha detto una cosa, scusami sì. Se... Prego. Ha detto una cosa che era stata ripresa un attimo fa. Sì. Cioè lui sta dicendo in questo momento che il suo schema di gioco non prevede due terminali e quindi o gioca Miccoli o gioca Dybala. Almeno quello che ha detto lui, abbiamo bene. Ascoltato sì, bene, questo, giusto? Detto questo. Sì, ieri se l'ha confermato. Quindi ha confermato. Sì. E allora, volevi dire Speriamo Maurizio, bene. Sì. E ne ha detto un'altra cosa molto importante, che certo, se non le dice è quella che a me personalmente dà una certa fiducia. Ha detto, questo è un gruppo sano. Sì, infatti. E questo è importante. Consideriamo anche che la squadra quest'anno è quasi per il 70% diversa da quella dell'anno scorso. Sì, quindi è uno spogliatoio che si è dovuto ricreare attorno a una personalità forte, che è quella di Miccoli. Io personalmente ho il piacere di conoscere Miccoli e so... L'hai conosciuto personalmente? Lo conosco personalmente e so che lavoro c'è dentro quello spogliatoio e quanto determinati giocatori credano veramente nella maglia rosanero. Il fatto, ecco, il sentir dire da Gasperini questo è un gruppo sano è mi conforta e mi fa dire ad alta voce lasciamo lavorare adeguatamente un grande allenatore come Gasperini, perché i risultati li porterà sicuramente a casa. Ma io vuole sono tempo, d'accordo. No, ma io sono d'accordo, dobbiamo lasciarlo lavorare, altrimenti. E infatti io me l'ero segnato, gruppo sano, un bel risultato per il morale. Allora intanto leggiamo sì, quello che è arrivato e poi sentiamo il direttore per chi vuole rispondere. Sì. Ad esempio da Giovanni Toschi. Sì. Perché non fare giocare Budan e Benussi insieme? Direttore. Sì, allora praticamente per quanto riguarda Budan l'ha detto anche il tecnico, ovviamente lui preferisce o Miccoli o Dybala. Lui è forse la terza scelta, tant'è che ricordiamo ieri ha giocato gli ultimi 5 minuti, quindi scampoli di partita per questo giocatore, che io avevo detto quando è venuto Gasperini proprio da noi che poteva essere invece un punto di riferimento della squadra, che lui ricordiamo è le squadre dove giocava nel Genoa prima, nell'Inter dopo giocava con una punta di peso, nell'Inter giocava con Milito, nel Genoa, per chi se lo ricorda, giocava con Borriello, che era diciamo la boa che smistava i palloni ai due attaccanti che erano accanto a lui. Invece a Palermo è venuto e ha giocato con un altro modulo dove in avanti ha messo realmente una sola punta, come ha detto e l'ha confermato anche lo stesso tecnico Gasperini, e poi ai lati giocano due giocatori che non sono punte. Si è visto anche Ilicic ieri stesso che non è bravissimo, diciamo, nel beccare tra virgolette, diciamo, la porta. Ha fatto il gol contro la Roma, ma serviva poco, lo ricordiamo, il 4-1, però non è una vera punta. Io secondo me dovrebbe provare lui, il tecnico, proprio a fare giocare magari due punte. In questo caso, come ha detto anche l'avvocato, si potrebbe provare forse, diciamo, le due punte con Miccoli e Dybala, questo ragazzino che può crescere davvero tanto, certo, assieme a Miccoli. Per quanto invece abbiamo detto prima di Dybala che si monta la testa, potrebbe montarsi la testa, no, per chi lo conosce, noi l'abbiamo conosciuto anche diverso tempo fa, è un giocatore abbastanza anzipagato, calmo, che si è messo sempre a disposizione della squadra e che sta crescendo, come ha detto anche lui attraverso proprio il suo sito da Twitter, Facebook, le sue pagine, ha detto proprio lui stesso che sta crescendo grazie proprio a Miccoli, sta seguendo i suoi consigli di stare calmo, che prima o poi arrivava il suo momento. Sicuramente lui ora sa di poter dare tanto alla squadra, però se siederà in panchina non
farà sicuramente polemica, ovviamente accoglierà come vengono le scelte del tecnico. Certo, del tecnico del staremo mister. A vedere per quanto riguarda proprio Budan, perché Budan sinceramente è un attaccante comunque sia di peso per la stazza ovviamente che ha, ma anche di esperienza. Vedremo come lo saprà usare Gasperini nelle prossime gare. Tanto Gasperini lui ha detto che cambia sempre modulo. No, anzi ha detto il contrario, no? Che non vuole stare con questo sistema di moto. Dico, fino ad ora dico, lui ha cambiato sempre anche in corso d'opera. Dico, speriamo sì, che... Sì, gira e rigira, sì, più o meno. Ha ruotato, cerca diciamo, di, certo di ruotare in un certo senso anche gli stessi giocatori. Ma poi io penso che il fatto che Miccoli e Dybala non giochino insieme non è impossibile, perché quello che posso pensare io in questo momento... può tranquillamente mettere Dybala alla prima punta e spostare Miccoli 10 metri indietro sul centro-sinistra e Brienza 10 metri indietro sul centro-destra. Invece di rimetterlo in panchina. Esattamente, quindi giocherebbe comunque con i due trequartisti e la punta. Un'ottima. Semplicemente Miccoli un po' indietro visto il periodo di forma di Ilicic non eccezionale, ma lo farà difficilmente comunque. Una bella strategia di, cioè, di cambiare ogni tanto, proprio metterlo alla prova con Miccoli stesso. Sì, però secondo me lo farà molto difficilmente, non lo farà secondo me a Bologna. Bologna o tornerà Miccoli difficilmente. Mettere a Dybala non è impossibile, però difficilmente partirà a titolare Dybala, dovrebbe tornare Miccoli con Brienza e Ilicic dietro, o Giorgi comunque difficilmente metterà Miccoli dietro e Dybala davanti, almeno per il momento, quello che abbiamo potuto raccogliere comunque dagli allenamenti, poi in futuro sì, si vedrà. Poi lui pure ha dichiarato, come diceva il dottor Maurizio Renda, dice gruppo sano, quindi allora evidentemente abbiamo uno spogliatoio che funziona. Avendo un gruppo sano, perché di solito quando sono gli spogliatori che non funziona niente nel contesto della squadra, tra giocatori, eccetera, eccetera. Quindi questo fa capire che c'è squadra arrivata a questo punto. Certo. Cioè abbiamo una squadra sana adesso. Certo, nel calcio conta tantissimo lo spogliatoio, lo sappiamo che se uno spogliatoio non è sano difficilmente arrivano i risultati. Noi abbiamo la fortuna di avere tanti uomini in spogliatoio, che non è soltanto Miccoli. Miccoli è sicuramente quello più importante, quello che possiamo dire sicuramente il leader, il capitano. Quindi è sicuramente quello più importante, ma a fare spogliatoio secondo me è anche Donati, a fare spogliatoio secondo me è tantissimo anche Brienza, che Brienza ama Palermo, ama la maglia rosanero, quindi sono tutti questi senatori che riescono a fare da chioccia i giocatori più giovani e riuscire così a avere un gruppo amalgamato che io vedo che anche chi sta fuori, ad esempio lo stesso Budan, non si è mai lamentato di giocare poco. Quindi questo vuol dire che il gruppo è sano, chiunque entra, anche se entra per 5 minuti, dà il 100%. E questa è una cosa importantissima, una cosa che può fare la differenza. Quindi sicuramente il gruppo è sano, questo è un grande punto di forza. Ora insomma vedremo come si evolverà un po' la situazione. Come diceva il direttore, che da voi sono venuti diversi giocatori, interviste, eccetera, eccetera. Zamparini invece, che dichiarazione vi ha lasciato? Zamparini, come ha detto giustamente il dottore, parla meno rispetto agli altri anni. Non per poco, perché chi legge anche il nostro giornale, noi ovviamente riportiamo anche le interviste fatte ad altri, e tantissime sono radio dove interviene e continua a parlare. Infatti, è intervenuto anche a noi, perché noi ricordiamo, facciamo anche un programma radiofonico su Radio In che si chiama Giovedì è il pallone, che va in onda proprio alle 15:30, la diretta ogni giovedì. Fortunato per noi questo programma, l'abbiamo avuto anche noi ospite in diretta telefonica. Lui ovviamente è sempre attaccato alla squadra, come ha detto sempre, ovviamente continua a parlare come fallo Monaco, che a gennaio arriveranno i rinforzi. Noi stiamo cercando di capire chi potrà essere realmente il rinforzo che arriverà in maglia rosanero, perché noi speriamo e ci auguriamo, ovviamente come giornalisti che seguiamo da vicino il Palermo, che arrivano dei rinforzi già ambientati nel nostro campionato, quantomeno di valore, perché se ovviamente a gennaio arrivano altri giovani da fare ambientare, ovviamente facciamo poco, cambierà poco. Vabbè, certo, quindi speriamo che ci saranno i giocatori, alcuni giocatori come questo, ad esempio c'è Dossena, però che stanno cercando del Napoli, visto che nel Napoli gioca poco, ma ci sono tanti nomi. Noi ovviamente li stiamo seguendo tutti e cerchiamo di tenerci strette le fonti, ovviamente, che ci danno molto spesso le esclusive. Diverse le abbiamo azzeccate di alcuni giocatori che poi sono arrivati a vestire la maglia rosanero. Quindi per ora d'esclusiva non sappiamo niente, gossip, per ora cose, ancora no, ancora è tutto in evoluzione, è tutto in embrione, quindi non si sa niente. No, ancora no. Perfetto. Tony Carbone. Sì, allora. Sì, innanzitutto, ecco, io i miei testi li prendo dall'avvocato Tito. Che ce l'ha con te stasera, qualche dritta. Antonio? No, è un mio grande collaboratore. Stai tranquillo, non è ricambiato. Rosa da Palermo per, ecco, per te, Giusi. Anche per Michele Cucuzza, dice tanti in bocca al lupo per Cucuzza e per te per la trasmissione. E come diceva Tito, dice giustamente, parlare di Cucuzza alla Lucceria è tipico. Certo.
però dice c'è un detto che non è adatto, e qua a Cucuzza, perché lui parla molto, dice testa compatta si chiama Cucuzza, ma non è tanto vero. Poi dice non si potrebbe usare come location, dice, il comune di Palermo, là come bucceria, diciamo, non ne manca. Sarebbe un ottimo suggerimento, lo diremo a Michele. Poi alcune dritte me le ha passate il dottor Renda, perché il dottor Renda, insomma, ha girovagato in tanti ospedali, ne ha viste di cotte e di crude. Ecco, per tanti motivi, una volta dice al pronto soccorso, quella signora dice, presto dottore, dice, mio marito è caduto dalle scale, dice, signora, ma suo marito è vigile, dice, no, fontaniere, oppure quando fece l'ecografia, dice, signora, lei ha un polipo, dice, un polipo, dottore Renda, ma che sta dicendo, avevo 20 anni, come vai a mare, dice, cose vere, oppure, insomma, una volta anche come consulti psicologici, perché un dottore che se ne intende le tutte cose, una signora dice a Cussillaria, ma a Cussillaria, che è idua a Taleo, il dottor Renda ci va, dice, signora, si distenda sotto il lettino, perché non si poteva taleare. E poi mi ha raccontato un fatto vero di quando una volta il ministro della sanità venne all'ospedale civico di Palermo, al reparto di ginecologia, e il ministro entra in questa grande sala dove c'erano tutte le signore incinte, e allora lui scherzosamente dice, signora, complimenti, dice, lei aspetta un bambino, dice, maschio, femmina, dice, maschietto, dice, nasce l'8 settembre, dice, auguri. Poi va più avanti, dice, signora, complimenti anche a lei, dice, sì, due gemelli, signor ministro, dice, nascono l'8 settembre, dice, ah, coincidenza, come la signora d'accanto. Poi va più avanti, dice, signora, auguri, quando nasce, dice, una bella femminuccia l'8 settembre, dice, ma cosa è da pazzi, dice, tutto il cielo 8 settembre. Alla fine, insomma, tutti i cristiani, tutti questi femmine accattavano l'8 settembre, ce n'era una sola che dormiva in fondo, pure incinta, dice, la signora, dice, non voglio disturbarla, dice, ma aspetta un bambino, dice, sì, dice, aspetta un bello mascolone, dice, nascerà pure l'8 settembre, dice, no, non lo sappiamo, dice, dannaggi, non ce lo sappiamo. Cose da, ma veramente cose da pazzi, tu ci stupisci sempre di più. No, ma questo me lo dice il dottore Renda, il dottore. Ma senti, Maurizio, ma è vero, ti succedono delle cose strane? Ne succedono tante, vero? Tante. Dico, ci sarebbe realmente di scrivere un libro, sì, no? Sì, sì. Cioè, dall'altro canto è stato scritto da un collega. Sì, è stato scritto un libro, sì, che ha raccolto tutta una serie di aneddoti, perché in effetti la nostra professione ha a che fare con il pubblico, e il pubblico di ogni genere. C'è qualcosina che puoi raccontarci, simpatica, qualcosa? Ma spesso capita, ecco, una volta visitando una anziana signora, sicuramente Tony le rende molto più comiche, però dottore, io ho un problema, ho lo stereo peloso. Questa scrivila, perché ma sapete cos'è lo stereo peloso? L'osteoporosi, sì. Lo stereo peloso. Ah, lo stereo peloso, questa era nuova, sì, non sì, l'avevo sì, mai sentita. Quindi ti succedono realmente queste sì, cose? Sì, sì. Succede di tutto, io ogni tanto le appunto. Ma sono... vedi che è grazioso, sto fatto. A volte bisogna sapere mascherare il sorriso, perché certo, devo perché dire, sono, perché, vabbè, tra l'altro sono dette con assoluta ingenuità, però obiettivamente ne succedono. Di tanto. Hai visto? Quindi ti fa la concorrenza. È vero, tu di solito sai tutte queste cose, adesso lui, ma questo dello stereo peloso, tu la sapevi? Ma i testi stasera dall'avvocato Tito, dal dottor Renda, una volta una signora al telefono dice, senta dottore, dice, ma per fare l'esame di urine, le urine le devo portare io, ecco, c'è, cioè, le cose più strane. Oppure una volta una cosa allucinante, in visita, ecco, un grosso personaggio della sanità, in visita in un reparto sempre dell'ospedale civico, perché l'ospedale civico, insomma, l'ospedale più grande, insomma, il direttore, il primario, dice, signor ministro, si accomodi, perché dice, questo, insomma, è il nostro il reparto all'avanguardia, multicomfort, qua gli ammalati hanno non solo il digitale terrestre, si vedono le partite, certo, del Palermo, la trasmissione centrocampo, pure, hanno le bibite ghiacciate in frigo, insomma, ogni ben di Dio, ma si accomodi, hanno anche la segretaria. Insomma, appena il ministro entra, nel primo letto c'era un cristiano, il classico palermitano, completamente a nura, e questo signore aveva dei giornali, diciamo, un po' questi osè,
un po' pornografici, il ministro rimane sbalordito, dice: senta, dice, ma che porcheria è questa, il suo Cristiano Anura con questi giornali? Non dice: no signor ministro, ma che va pensando, questo soffre di una terribile malattia, una malattia rara, si chiama Ecitus Violentis, Ecitus, a proposito di latino. Ecco, manca... Me l'ha detto Simonetti. Sì. Dice, soffre di Ecitus Violentis e se non sfoga i suoi istinti sessuali rischia di morire. Dice, sì, dice, ma è un'indecenza, dice, ma comunque. E poi vanno più avanti, insomma, appena girano l'angolo c'è la nave giudiziana Anura con una bionda, mozzafiato, che insomma stavano facendo tutte le mostre del Kama Sutra. Dice, ma che schifo è questo? Dice, ma qua è un ospedale a luci rosse, allora. Dice, no, signor ministro, ma che va dicendo? Questo soffre della stessa malattia rara di Chirru, Ecitus Violentis. Dice, no, un attimo, dice, dottore, mi faccia capire. Ecitus Violentis a Chirru, Ecitus Violentis a questo. Dice, vedo che la malattia è la stessa, ma il trattamento è diverso, come mai? Dice, certo, chi sta a pagamento, chi te caga, sta muto. Ecco, quindi insomma, hai capito? Ecco, Maurizio, perfetto. Adesso invece mandiamo l'altro stacco pubblicitario e rientriamo poi con i nostri ospiti. Perfetto, rieccoci in studio. E altri messaggi sono arrivati, ci scusiamo con gli amici, ma si è scaricato l'iPad. Io ho dimenticato di caricarlo. Infatti cerchiamo, ma niente, è già caput arrivato. Questa è una trasmissione dove succede di tutto. Hai visto? Hai visto? È bello questo, perché se non succede niente diventa una cosa così. Volevi aggiungere qualche altra cosa, avvocato? No, dico, è caduta pure la spallina. Ah, sì. Da quando sono arrivata che c'avevo succede di tutto qua. È che l'avvocato appena vede spalline, spalle coperte, scoperte, non coperte, scoperte un po'. Io sapevo che il potere della telecinesi l'aveva Simonetti, Natalia magari femmine e cicari di spallini, però anzi lo Io collegavo per la verità questo tipo di look alla tua assenza. Ah, ecco. Allora sta più libera. Quindi la vedi meglio da sola, Cindy, oppure accanto? Io credo che lei si veda meglio da sola e si senta meglio da sola. Che tinto, Maria, quando fa così che antipatico. Mi devo andare Non è vero, non è vero, perché ogni tanto allunga la gambetta e mi pizzica, Cindy, quindi non so. Ma perché spieghiamo tutti gli altari? Io non lo so. Devono sapere tutto quello che succede. Due metri di gambe lui e allunga la gambetta, sì, è veramente singolare. Ma io non lo so, dai. Allora, conosciamo bene e meglio Rosario Carraffa, Marcello Scuderi, tutto Palermo Net. Da quanto tempo esiste e come mai? Perché ce ne stanno tanti di questi giornali online sportivi. Ricordiamoci, quindi la concorrenza è... Sì, il giornale online è quello registrato ovviamente al Tribunale, siamo tre quelli veri, diciamo. Gli altri molti sono blog, ovviamente altri siti o altre pagine Facebook, addirittura sono tantissime queste pagine Facebook che parlano di Palermo Calcio. Quanto riguarda tutto palermo.net, io lo dirigo dal 2008, prima c'era un altro direttore prima di me, dal 2008 lo dirigo e abbiamo fatto passi davvero da giganti. Ricordiamo che tutto palermo.net è il canale ufficiale proprio del network nazionale tutto mercato web, quindi un po' conosciuto da tutti. Dove noi siamo ovviamente la fonte, diciamo, principale per quanto riguarda il Palermo Calcio. Se ti interrompo, è sempre esistito, sono io è sempre esistito, io lo sto dirigendo dal 2008, quindi il direttore dal 2008. Ma infatti in questi ultimi anni, dal 2008 in poi, diciamo, stiamo crescendo come numeri, perché come ha detto Marcello, e lo confermo, i contatti unici al giorno sono dai 20.000 a 22.000, quindi non sono poca cosa, perché sono tantissimi quelli che ci seguono, ricordiamo anche da altre parti del mondo, non solo addirittura dall'Italia o dell'Europa, perché noi facciamo anche un programma, come ho detto prima, giovedì nel pallone, grazie anche alla redazione ovviamente di Radio In, grazie anche a una palestra palermitana, Roy Team Palestra, che si trova in via Mario Rapisardi 13, grazie a loro riusciamo a fare questo programma che va davvero bene, in onda ogni giovedì dalle 15.30 la diretta, alle 21 c'è la replica e là riceviamo tantissime email dura, che vengono, dura un'ora, dura un'ora, riceviamo davvero tantissime email, ma da persone che vengono anche dal Canada, dagli Stati Uniti, oltre che dall'Italia, alle varie parti, perché grazie anche a loro ci seguono anche attraverso il nostro sito, quindi non solo ovviamente la rete tramite, diciamo, la radio, ma anche tramite internet si può seguire sia la diretta che la replica, quindi questa è una bella cosa che per fare capire come i tifosi rossoneri sono sparsi un po' ovunque realmente. Quindi funziona? Sì, funziona davvero bene, siamo, diciamo, contenti
di questi numeri che abbiamo. Marcello Scudere, tu mi dicevi che siete parecchi, che lavorate. Sì, sì, sì. Siamo una redazione molto, molto affiatata, comunque siamo sempre in contatto. Quanti redattori siete? Mi dicevi? I redattori siamo quattro. Quattro. Sì, sì, e dopo ovviamente ci sono anche, c'è tutta la rete di collaboratori. Che non so cosa succede qua, io non qua so, che cosa c'è, Tony? No, no, poi lo leggeremo dopo, mi è arrivato un messaggio su Facebook. Allora poi ce lo dici. Per il dottor Renda. Allora parliamo di cosa sì, perché ci sono quelli che parlano da soli, poi ci sono quelli che ridono da soli. Oddio mio, sì, scusaci. No, per carità. Sì, siamo appunto tutti collaboratori, appunto, quindi siamo già un bel numero. E inoltre, ad esempio, abbiamo avuto anche la stessa pagina Facebook di tuttopalermo.net, nata poco tempo fa, comunque relativamente poco tempo fa, e già abbiamo quasi 2000 like, no? Quindi 2000 mi piace, quindi già un numero comunque abbastanza elevato. Hai visto, hai sentito Antonio? No, mi piace, che lui non riusciva. Ma voi pure avete questo mi piace. Mi piace. Sì, sì, sì. Ormai per forza. Quando si va nella vostra pagina, questo mi piace si legge, si vede. Sì, certo. Che qui continuano a dirmi da anni che si va nella pagina di Centrocampo e si clicca mi piace, si può finalmente interloquire attraverso come il computer. Io questo mi piace però. In questa pagina non sono mai riuscito ma a fare. Ma forse perché già tu l'hai cliccato mi piace. E l'hai sparito. No, c'è scritto ti piace allora se già hai cliccato. No, perché poi se tu clicchi di nuovo ti dice... Io no, so solo che quando sono lontano vi voglio scrivere. Non mi fa scrivere, no, poi dite quello che vuoi. No, stai attento che se ci clicchi di nuovo poi ti dice non ti piace non più. Non ti piace più. È vero. E poi è un circolo vizioso, no, mi piace, non mi piace. Sarà il mio computer difettato, ma ti assicuro che questo così non mi piace. Guarda, sul centrocampo non c'è. Sì, non c'è. Lo vedremo. Vabbè, io lo devo fare. Tu l'hai visto, mi piace. Lo devo andare a vedere stasera. Vado a controllare. Devo andare a controllare. Perfetto. Continuiamo. Mi piace. Il 2000. Peggio di me della tele come della a proposito dei mi piace, sì, vabbè, comunque la pagina che sta crescendo, siamo comunque in continua evoluzione, già abbiamo uno standard comunque abbastanza elevato, come diceva il direttore, comunque siamo fondamentalmente sono tre le grandi testate che si occupano di Palermo registrate realmente, gli altri sarebbero sono comunque gli altri due. Stadio News che avete voi e Media Gol, sì. Questi tre soltanto quelli diciamo registrati che si occupano solo di Palermo prevalentemente, poi ci sono ovviamente altre redazioni come Gol Sicilia che si occupa anche di altro, di calcio anche minore. Ovviamente noi ci occupiamo come tutto Palermo.net principalmente del Palermo Calcio, però se uno va a vedere il sito, quindi il giornale online, ci sono anche notizie di altre squadre, le principali notizie ovviamente anche delle altre squadre principali sia italiane che estere. Come vi organizzate? È sempre in funzione? Sì, è sempre in funzione, sì. Ovviamente sempre c'è turni, qualcuno, sì, sempre c'è qualcuno che segue il sito e inserisce ovviamente le notizie, perché magari alcuni si trovano allo stadio a riprendere interviste o seguire la partita, essere... ovviamente abbiamo sempre i notebook con noi, chi ha ovviamente ecco. Cellulare palmare sempre con noi, perché ma la notizia non come il mio, che si deve scarica, essere repentina, bello perché rispetto carico. Al giornale ovviamente magari è a casa, il giornale cartaceo, hai il tempo poi di riscriverlo, invece là devi essere veloce, cercare di battere ovviamente la concorrenza. Allora inizialmente quando mi avete contattato io pensavo fosse un giornale cartaceo. Sì. Dall'impostazione sembrava più un giornale cartaceo effettivamente, poi guardandolo bene ho capito che sì, era sì, è un proprio fatto online. A mo' proprio di giornale cartaceo. E non avete proprio pensato di stamparlo? No, ancora no, sinceramente ancora no, per ora stiamo vedendo questo, diciamo, anzi ci sono diversi giornali importanti che penso al contrario proprio esatto. Di chiudere il cartaceo e passare addirittura all'online, perché ovviamente per questo è stato transitando sì, tu puoi avere la notizia tranquillamente collegandoti due minuti a internet al sito e leggere tutte le notizie che ti è interessano vero. Ovviamente la carta stampata poi ovviamente la notizia è sempre fresca, il giornale è sempre notizia del giorno prima, questa è una cosa normale, diciamo, è obiettiva. Noi invece mettiamo già la notizia, c'è la partita, finisce già, c'è il commento, le pagelle, le varie interviste, tutto già in tempo reale, finisce di fare l'intervista e già c'è pubblicato l'articolo. Per i nuovi mi piace Per i nuovi mi piace basta andare sulla pagina Facebook tuttopalermo.net. abbiamo anche un'altra pagina Amici di Giovedì nel Pallone, dove anche là sì. Si stanno iscrivendo in tanti, quindi siamo davvero, diciamo, soddisfatti da questi numeri. Perfetto. Vabbè, chiedetemi il contatto che vedo cosa posso fare. Ecco, se troviamo questo Tito, mi piace. Mi piace. Peccato si è scaricato, perché se avesse stasera ti posso dare il mio telefonino che stasera ti faccio vedere dove funziona, mi piace. Funziona meglio. Ecco, funziona meglio. Mentre invece Maurizio Renda, un medico, però si occupa di altro, molta solidarietà. Di sociale, sì. Sul sociale, eccetera, eccetera. Hai organizzato tantissimi eventi. Sì,
tanti spettacoli, ma anche ecco, eventi. Quest'anno infatti abbiamo deciso di dedicarci più direttamente al social, non che non l'abbiamo fatto prima, assolutamente, abbiamo creato tante situazioni di solidarietà, qualcuna nota pure ad Antonio Tito in qualità di console del Burkina Faso, con la creazione, il supporto in un ospedale a Villaggio Ziga, Burkina Faso. Mamma Africa è stata lo splendido tramite tra Palermo e questa realtà in Burkina. Quest'anno ci dedicheremo un po' di più ai giovani, al disagio giovanile, entrando nelle scuole. E noi già lo abbiamo fatto negli anni passati in maniera un po' sperimentale per capire come si potesse intraprendere un confronto e un colloquio con i giovani. Considerato che l'anello debole della società sono proprio i giovani, se vogliamo una società in futuro che sia più robusta e più sana, dobbiamo intervenire sui giovani, perché su quelli della nostra età purtroppo non abbiamo molto da poter cambiare e modificare. E allora abbiamo scelto delle scuole che sono per certi versi simbolo, come per esempio la Falcone allo Zen, altra scuola a Brancaccio, o scuole che si trovano in zone un po' meno disagiate, che possono essere anche zone della Palermo centrale, per incontrare proprio i ragazzi durante le ore di lezione con dei temi. Sostanzialmente sono tre i grandi temi che stiamo trattando. Uno è quello delle cosiddette dipendenze, le nuove dipendenze e le vecchie dipendenze, ma soprattutto le nuove dipendenze intendiamo il consumo di alcolici, che si sta enormemente incrementando soprattutto nelle fasce di età più basse, cioè oggi a 12-13 anni il contatto con l'alcol già è abbastanza corposo, evidente e dannoso, è perché questo non lo sanno. No, questi messaggi sono importanti. E poi il fumo, che è comunque una droga silenziosa che prende campo proprio nelle fasce giovani di età. Mischiandole con l'alcol, poi vedi quello che succede. Mischiandole con l'alcol e poi ci mettiamo anche le droghe, vediamo quello che succede. Roviniamo sostanzialmente la vita di un giovane, perché la roviniamo definitivamente. Questo non lo sanno, non lo sa nessuno, non lo sanno i genitori, non lo sanno la società, non lo sa. E allora quando noi incontriamo i ragazzi e facciamo vedere determinate situazioni, determinate immagini di determinate evoluzioni mediche, sanitarie, loro pensano, perché non hanno la coscienza di quello che può essere il danno reale di uso e abuso di determinate sostanze. Avete già iniziato? Sì, abbiamo iniziato, devo dire, sono delle esperienze gratificanti, intanto perché noi cerchiamo di portare il nostro contributo e le nostre tra virgolette competenze, ma abbiamo un ritorno, perché ecco, confrontarsi con ragazzi sicuramente problematici come quelli dello Zen, mamma mia. Dove noi in genere facciamo 3 o 4 incontri, cioè articoliamo il progetto in 3-4 incontri, perché un unico incontro non basta mai per venire a comprendersi. E allora al primo incontro infatti è sempre quasi, cioè, c'è l'annusamento tra loro e noi, e ci sono ragazzi che sono davvero difficili e davvero complessi da poter governare nel momento in cui immagino, ci si trova. Lo immagino. E al quarto incontro poi siamo diventati amici e diventiamo amici. E questo è importante. La filosofia è sempre quella, cioè a mille persone tu dai un messaggio, 500 staranno attente e comprenderanno il messaggio, 100 penseranno, uno modificherà il suo atteggiamento, abbiamo raggiunto un risultato. È già importante. E quindi lo stiamo facendo con molto entusiasmo, coadiuvati da colleghi e persone con specifiche competenze, con ottimi risultati.
e devo ringraziare i presidi di queste scuole a cui noi abbiamo proposto. Addirittura qualche scuola ci ha chiamato, avendo saputo di queste iniziative, noi siamo stati chiamati per poter portare. Perché poi, devo dire, il lavoro lo continuano, e lo continuano in maniera egregia gli insegnanti, che continuano a rimanere a contatto con gli alunni, e fanno anche loro un gran bel lavoro. Quanti siete che andate a scuola? Ci sei anche tu? Certo, io diciamo che coordino un po', perché da solo non potrei fare. Vabbè, è normale. Considera che sono una decina di scuole, ogni scuola incontriamo dai 300 ai 400 ragazzi, quindi significa incontrare parecchi ragazzi. Un lavoro. Ed è un lavoro che dura quasi tutto l'anno scolastico. Tutto l'anno scolastico, è normale, perché in poco tempo non si potrebbe. Siamo una dozzina sostanzialmente. Che vi alternate per ogni scuola. Sì. E io mi ricordo che tu ti sei occupato sempre di questo. Devo dire che una prima esperienza noi l'abbiamo fatta con uno spettacolo, che fu uno spettacolo, un musical che abbiamo creato ad hoc, molto grazioso. E in quel caso portammo i ragazzi a teatro a vedere il musical, dove i temi del musical erano il consumo di droghe. Le mattine facevamo venire i ragazzi, li abbiamo incontrato allora, 3.000 ragazzi vennero in 3 giornate al teatro al massimo. Complimenti sempre, Maurizio. Grazie. E allora, prima di concludere, Tony Carbone, perché adesso dobbiamo aspettare quest'altra partita e speriamo bene, vediamo cosa mi dicono. Sì, qualche messaggio, ecco, Giuseppe da Palermo per Renda. Che ne pensa se negli ospedali si facessero le primarie? Cioè, non ho capito se ha un doppio senso. Poi il dottor Renda parlava dei temi, dice quest'anno abbiamo pensato a 3 temi. A proposito di tema, in una scuola elementare la maestra dà l'incarico ai ragazzi di svolgere un tema e dice: descrivete un fatto familiare con un po' di mistero e qualche esclamazione. Filippetto scrive: me sono incinta, minchia un cufù. Ecco, in poche parole uno può esprimere. Questi sono i pensieri. E poi Mario da Altavilla per Carraffa e Scuderi. Posso assumervi entrambi? Posso assumervi per occuparvi di mia suocera? Il direttore con le testate e il collaboratore con le caccagnate. Così potremmo fare. Perfetto, così la suocera. Va bene, allora da domani si pensa al Bologna di Pioli. E allora ragazzi, come questa partita, come sarà? Una partita sicuramente difficile, perché ovviamente il Bologna si trova anche invischiato per la lotta a non retrocedere, ha meno punti ovviamente in classifica del Palermo, è rimasta ferma. Il Palermo ha vinto, quindi dovrà cercare di ripetersi, perché poi il Palermo comunque ricordiamo avrà 3 partite davvero difficili. Ne abbiamo parlato all'inizio, col Catania, con l'Inter e con la Juventus, e si prevedono molte più, ne avrà diverse più difficili, però diciamo queste 3 sono quelle 3 diciamo più fino al girone, ma il Palermo, per Palermo quest'anno tutte sono le partite realmente difficili, forse facili ce ne sono poche, però col Bologna dovrà cercare di ripetersi, cercare di conquistare i 3 punti. Non sarà sicuramente facile, vedremo cosa escogiterà ovviamente Gasperini, soprattutto nel modo e nei giocatori che manderà in campo, che farà circolare in campo. Marcello Scuderi, e allora, io di solito non voglio fare i pronostici, però la scorsa volta l'ho fatto, è andata bene, quindi vorrei ripetermi con... Sicuramente non sarà facile fare un pronostico, però calcolando anche che il Bologna è in un periodo molto delicato anche riguardante l'allenatore, che ha avuto la riconferma da parte della società, però sicuramente richiedono punti. Quindi sicuramente il Palermo può andare a fare il risultato, però il Bologna sarà molto arrabbiato, quindi... Anche se comunque si spera in una vittoria, penso che il risultato più concreto possa essere comunque un pareggio. Maurizio Renda. Ma io dico, anche la Sampdoria era arrabbiata. Sta a vedere come sono messe tecnicamente in campo le squadre. Il Bologna, devo dire onestamente, che è una squadra messa discretamente bene in campo, pericolosa. E quindi cosa vuoi, un pronostico? Io preferisco non farne mai. Spero e mi auguro solo nella vittoria del Palermo, perché voglio bene al Palermo. Bravo Antonio, avvocato. Di solito non lo facciamo mai, però la scorsa volta lo abbiamo... Guarda, io spero che non ci facciano blu e che possiamo tornare con i nostri calciatori rossi di gioia.
Oh, è colorato questa sera il nostro avvocato Tito. Tony. Ma l'importante è non perdere, perché se il Palermo perde, we are in the sea, cioè siamo a mare. Ecco, non conosco il latino. Perfetto, devi fare dei saluti, non so, ti è arrivata l'ultima email, dovevi salutare a chi, non mi ricordo. No, Bella Topolona mi ha ringraziato, ecco, dice grazie Tony, era incollata al... Quindi saluto tutti i miei fans, possono scrivermi sia nel mio profilo, nella mia bacheca di Facebook, che anche su... Tony Carbone Fan Club, mentre me. E devono fare mi piace. Non mi piace, non mi piace, non so che è. Possono fare la qualsiasi sì, cosa. Tranquillo. Perfetto, grazie a Tony Carbone, grazie all'avvocato grazie Tito, grazie alla nostra Cindy da single, grazie Rosario Carraffa, grazie a Maurizio Renda, Marcella Scuderi, grazie però Marcello Scuderi, scusa Marcella, ogni tanto vabbè, per ora cambia tutto nella vita. Perché ho detto Speriamo di no, sono d'accordissimo. Perché tra non molto, appena finisce centrocampo, subito dopo ci sarà la trasmissione di Marcella Cannariato e dibattito. Quindi continuate a seguirci. E noi di centrocampo vi diamo appuntamento al prossimo lunedì e a mezzanotte con la replica, domani un'altra replica, dopodomani un'altra replica. Siamo ovunque. Alla prossima. Ciao!